Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Fire Ash. Nella scorsa parte abbiamo battuto Koga, il capo palestra di Fuxiapoli, e in questa parte andremo verso sud, nel percorso 19. Eccoci qui. Allora, qui c'è uno strumento invisibile? Nope. Andiamo da questa parte. In questo percorso troveremo solamente allenatori che vengono dall'anime. E avranno tutti dei Pokémon molto interessanti, quindi non so che Pokémon avranno di preciso. Ma questo, aspettate, è un avicoltore? Quindi ho messo davanti Bulbasaur e ho sbagliato. Ops. E infatti manda in campo Dodrio. Comunque dobbiamo allenare Bulbasaur, quindi va bene comunque. Ora mandiamo Pikachu! Non vi nascondo che mi sta piacendo davvero tanto questo videogioco. Tantissimo. Ma soprattutto per la cura con cui ti fanno trovare i Pokémon, per la cura che ci hanno messo, è davvero molto bello. Tra l'altro questo era il primo Dodrio che vedevamo, che vediamo in questa Acrom, o meglio in questo videogioco. Non è un Acrom, potrei chiamarla Acrom, ma non lo è. Allora, tu sei un altro allenatore, vero? Sì, questo è un percorso pieno di allenatori, se non sbaglio ce ne sono 10. Un Executor che noi tra l'altro abbiamo, perché sono andato avanti anche con il Pokédex. Allora, contro Executor manderei Pidgeot, a cui abbiamo insegnato volo nella scorsa parte, se vi ricordate. Che lui si usa Stomp, ma Pidgeot ormai è abbastanza forte da resistere. E con volo lo uccide quasi del tutto. Va bene, finiamolo con ritorno. Appunto, mi sta piacendo davvero tanto questo gioco. E sono andato avanti anche con il Livindex. Magari alla fine dell'episodio ve lo faccio vedere. Un altro Exeggutor, eh. Mandiamo in campo di nuovo il nostro Bulby. Tanto non c'è fretta, ragazzi. Cioè, vi confesso che anche giocarlo con calma mi sta piacendo parecchio. Fare il Livindex di questo videogioco mi sta piacendo parecchio. Perché è tutto così curato, tutto così bello. Ah, un brutto colpo, questo non è tanto bello. Però è davvero molto molto interessante questo videogioco. Vediamo cosa mi usa ora. Pestone, ok, e noi facciamo un bel ritorno. Così anche il nostro Pidgeot prende un altro livello. Wing Attack, oh, attenzione, al livello 28, all'alba del livello 38, scusatemi, ha voluto imparare Wing Attack. Beh, direi di togliere i Twister perché non serve assolutamente niente. È speciale, non ha attacco speciale sto tipo. E è di tipo drago, non ha nemmeno il bonus dello stab, dello stesso tipo dell'attaccante. Un altro Exeggutor, eh. Manderemo di nuovo Bulbasaur, ma questa volta non switcheremo in Pidgeot, ma un altro Pokémon. E Bulbasaur salirà a livello 35. Switcheremo in Charizard. Beh, caro Executor, mi sa che ti è andata male, eh. Power Whip. Non fa molto la tua Power Whip. Mentre il mio lanciafiamme fa tanto. Eccoci qui. Bulbasaur a livello 35. Ok, diamo una curata a Pidgeot. Eccoci qui. Con delle pozioni, se ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo, allora useremo delle super pozioni. Ecco, fatto un paio, così possono andare bene. Poi, proseguendo questa parte, qui c'è uno strumento nascosto. Date sempre un'occhiata, eh. Al terreno, perché dove c'è un pochettino più di scuro, lì c'è uno strumento nascosto. Ecco qua, Growlithe. Tra l'altro vi svelo che ho anche un Arcanine e un Ninetales. Mi sono preso un po' di Pokémon, ultimamente. O meglio, tra la scorsa parte e questa. Allora, andiamo di Aqua Tail. Ah, però, Lanciafiamme fa tanto. Retaliate, cos'è? Non lo conosco come attacco. O perlomeno non conosco la traduzione. Rapidash. Lascerei Squirtle, ma morirebbe. Quindi lasciamo Squirtle. Prima volta che vediamo un Rapidash. E mandiamo Pikachu. Vediamo cosa ci fa questo Rapidash.
Pestone, ok, fa tanto male il nostro Pikachu pestone. Tanto, tanto male, anche Takedown. Che per fortuna si è preso un po' di recoil, però morirà probabilmente con il nostro Pikachu. Quindi cambiamo di nuovo e mandiamo Pidgeot. Eh sì, mandiamo di nuovo Pidgeot. Vai. Fire Spin. Ah, Turbo Fuoco, eh. Carina anche l'animazione nuova. E usiamo Ritorno. Ecco fatto. Abbiamo distribuito un po' di punti esperienza a tutti. Ora vorrei provare a catturare i Pokémon che ci sono in questo percorso. Perché compaiono dei Pokémon interessanti. Lui ce l'abbiamo già, quindi niente da fare. Però nell'erba alta dovremmo trovare dei Pokémon interessanti. Tra cui tra l'altro Scyther, che ho già catturato di nuovo nella zona Safari. Oh, un Butterfree a livello 31? Guarda, non è male da catturare questo, eh. Vi devo dire la verità. Non è affatto male da catturare. Aia. Ok, non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo. Charizard con lacerazione non dovrebbe ucciderlo. Non dovrebbe ucciderlo. Ok, perfetto. Tra l'altro brutto colpo, minchia. Che calcolo incredibile, ragazzi, qua. Mandiamo una Pokéball, vediamo se riusciamo a prenderlo con una Pokéball. Perché Butterfree potrebbe avere delle abilità interessanti, proprio come Pokémon. E in generale comunque un Butterfree a livello 31 non è male da avere. Quindi proviamo a catturarlo di nuovo. Cioè tra l'altro ha Wing Attack, cioè Butterfree a livello 31 ha Wing Attack, Pidgeotto lo impara al 38. Ah no, Aerislash non è Wing Attack, scusatemi. Ho sbagliato io. Qui tra l'altro bisogna stare attenti a non usare la Master Ball. Vabbè, in caso ci sarebbe l'opportunità di uscire senza salvare e ricominciare il salvataggio, però insomma sarebbe un peccato. Niente, questo Butterfree comunque è tosto da catturare, eh. Guardalo. Guardalo. Useremo una Ultra Ball. Vai. Forza. Guardalo. Ma cos'è questo Butterfree? Cioè mi ha ucciso Charizard Butterfree. Useremo un altro Pokémon, che ti devo dire? Mandiamo Pidgeot. Io però lo vorrei catturare, sinceramente. Dai. Nel caso usiamo delle Premier Ball, eh. Guardalo. Ma com'è possibile? Proviamo con una Premier Ball. E tra l'altro questo è un Pokémon che ho già anche a livello di Living Dex. Cioè lo sto facendo solo per sfizio, ma pensavo sarebbe stato molto più corto, sinceramente, come cosa. Boh, impossibile catturare questo Butterfree, peggio di un leggendario. Ritorniamo con le Pokéball. E che ti devo dire? Sto sprecando tutte le mie ball su questo Butterfree. Preso. Oh, finalmente. In che box me lo mette? No, non voglio dare un nickname a Butterfree. Ok, nel box Ash, va bene comunque. Torniamo un attimo al centro Pokémon, cosa che avevo intenzione di fare comunque, per quello mi ero messo a trafficare con i Pokémon selvatici. Perché voglio ovviamente curare i Pokémon. Eccoci qui. Poi farvi dare un'occhiata al mio Living Dex in costruzione. Questo è il box di Ash dove metto i Pokémon iconici di Ash. Butterfree direi che lo possiamo spostare. Compound Eyes è un'abilità interessante. Ok, ce l'aveva già anche questo Butterfree, però questo a livello 31. E anche della Silver Powder, che direi di prendere. Item, take. Ok, gli altri non dovrebbero avere altri item. Non credo. Ok, questo Butterfree a livello 14 lo spostiamo qui dietro e aspetteremo in caso di vedere cosa fare con lui. Comunque Butterfree a livello 31 non è male. Come vedete, ho completato un po' il Living Dex, ho aggiunto questo Raticate che appunto non eravamo riusciti a catturare negli scorsi episodi. Ho catturato un Nidorino, un altro Nidorino, appena otterrò una nuova pietra lunare potrò evolverlo. Nidorino, Nidoking è evoluto con la pietra lunare, Clefable è tornato qui e ho fatto fare delle uova sia a Clefairy che a Jigglypuff, guardali qua, i due con cui ho fatto le uova. Ninetales, Parsect. Due Venonat che farò evolvere uno in Venomoth in caso ne catturerò un altro. Arcanine. No, ne ho presi un po', eh.
Execute ed Executor, i due Slowpoke. Questi li avevamo presi nello scorso episodio, cioè in uno degli scorsi episodi. Qui abbiamo due Rhyhorn, Orsei, preso nella zona Safari, Scyther, preso nella zona Safari, e Dratini, preso nella zona Safari. E guardate anche questi due, le due uova, Cleffa e Igglypuff. Per adesso le uova che posso fare sono solo quelle essenzialmente, quindi mi devo accontentare. Non appena troveremo Ditto potrò iniziare a fare delle altre uova. Ok, proseguiamo. Adesso riesco a trovare Lickitung in questa zona, vi svelo che è Lickitung che stiamo cercando. Di Venonat non me ne frega assolutamente nulla. Nemmeno di Spearow. Cerchiamo ancora un paio di Pokémon, poi andiamo avanti, eh. Che già abbiamo sprecato tutte le Pokéball con Butterfree, cioè voglio dire. Va bene tutto, però. Dai, eh. Eccolo! Lickitung a livello 31, tra l'altro. Niente male. Usiamo Parassi Seme, così da recuperarci un po' di vita, mentre lui ci ammazza. Ok. E un veleno in polvere per aumentare la probabilità di cattura. Ecco fatto. E ora iniziamo a tirargli Pokéball alla manetta. Vai. Sperando di catturarlo, questo bel Lickitung. Infatti, esce subito. Vabbè, a noi non interessa che ci confonda, tanto noi nel frattempo recuperiamo vita. Lui va a vita gialla. Ecco fatto, e noi proviamo con una Mega Ball. Lickitung è interessante da catturare, eh. Unico stadio. Ah no, è vero, nella quarta generazione hanno aggiunto una sua evoluzione, Lickilicky. Ecco, questa è l'ultima opportunità che abbiamo per catturarlo. Usiamo una Ultra Ball. Vediamo un po', è avvelenato, vita rossa. Oh, cattura critica, ottimo. Avete visto come ha ondeggiato la Pokéball? Qui abbiamo avuto culo. Molto culo. Solo 417 punti esperienza. Peccato. Ok. Poi lo ordinerò tranquillamente, con calma. Come vedete anche li sto mettendo in ordine anche nel box, giustamente, come si confà ad uno che fa un Live Index, mica li tieni dentro tutti a caso. Ciao, io sono Glacial, come scusa? Ah, questa è duplica, è Aditto infatti, ok. Lo facciamo trasformare in Bulbasaur e poi lo arrostiamo? E sarebbe interessante. Mettiamogli solamente un Leech Seed. Ah no, è vero, giustamente non avrebbe avuto effetto. A questo punto mandiamo Charizard e lo arrostiamo. Easy. Sperando che lui usi tipo Seed Bomb o altre stupide mosse. Beh, insomma, per fare così tanto danno a Charizard, non niente male. Ok, Bulbasaur a livello 31 vorrebbe imparare solo al raggio. È una mossa che nell'anime gli viene insegnata da Ash. Però è una mossa che nel videogioco fa abbastanza cacare perché ci mette due turni. In più è speciale, insomma, facciamo di no, dai. Anche se è una mossa iconica, eh. Charizard a livello 40, perfetto. E proseguiamo. Salve, Sir Bullo. Mikey, o Mickey. Con Jolteon? Figo Jolteon. Vediamo se riusciamo a batterlo con Bulbasaur. A Thunderfang fa male. E mi ha pure paralizzato, ma che culo. E ho pure tentennato. Vabbè dai, ma questo però è culo. Signor mio, è culo. Niente, me lo ammazza. Me lo ammazza. Boh, cioè va bene, però insomma. Mi pare un po' eccessivo. Allora, contro i Pokémon di tipo elettro posso mandare praticamente solo Charizard e Bulbasaur. Quindi morto uno, devo mandare l'altro. Usi lanciafiamme, Sir Charizard. E arrostisca quel Jolteon. Ecco, non me lo paralizzi, per favore. Paralizzato. E non si muove. Oh, E tentenna, che devo farci? Allora, Vaporeon. Ok, contro Vaporeon avrei potuto mandare Bulbasaur se fosse rimasto in vita. Ma manderò Pikachu. Bene, Vaporeon
Usiamo Spark. Disintegrato. Bene, così. Flireon, tipo fuoco. Mandiamo Squirtle. Dovrebbe avere un Aqua Tail pronto per lei. O per lui. Per lui, ok. Scary Face, viso truce. Ci fa diminuire la velocità, ma tanto noi siamo già più lenti. Quindi non conta. Fire Spin, ok. Ci intrappola nel vortice, ma noi lo uccidiamo facilmente. E infine un Eevee. Un Eevee che direi di uccidere con Squirtle. Lasciamo tranquillamente in campo Squirtle. Aqua Tail. E Bubble Beam forse conviene. Vediamo se gli facciamo più danno. Sì, perfetto. E abbiamo battuto anche Mikey. Squirtle continua a volersi evolvere, ma no grazie. E torniamo un attimo indietro a questo punto di nuovo, per andare a curarci Pokémon, dato che ce li hanno disintegrati. Allora, io mi rendo conto che questa sia una cosa un po' noiosa da vedere, però credo che sia anche più bello avere delle battaglie come quelle, in cui non abbiamo dei Pokémon overlivellati che ammazzano tutti con un colpo, ma in cui abbiamo Pokémon che effettivamente possono morire, in cui dobbiamo giostrarci giustamente le mosse, usare le mosse super efficaci, avere un minimo di strategia. Mi rendo conto che non è, ovviamente non si tratta di competitivo Pokémon, però almeno un minimo di strategia. Allora, qui potrebbe esserci uno strumento nascosto. Vediamo, forse da quest'altra parte. Eccolo qua, un Scyther. Come vi dicevo, qui si può trovare Scyther, che potrei anche catturare, tra l'altro, perché mi servirebbe per farlo evolvere in Scizord. Allora, anche se mi conviene quasi quasi farlo nella zona Safari, manderei Charizard e userei Lacerazione. Comunque un Scyther in più non fa mai male, eh. Guarda, anche lui mi usa Lacerazione, infame. Vabbè, neanche il Lacera più forte. Oh, doppio colpo? Doppio colpo è forte, eh. Ok. Mi sa che con Air Slash lo ammazzo, quindi proviamo a catturarlo ora. Usiamo una Pokéball. Sarà quasi impossibile da catturare così, me ne rendo conto. O parte una cattura critica oppure sarà tosta. Tra l'altro mi ha fatto un brutto colpo, va bene. Avrei preferito farglielo io un brutto colpo, sarebbe andato a zona rossa. E infatti così è quasi impossibile da catturare, però. Proviamo con una Mega Ball. È quasi più facile catturarlo nella zona Safari, dove puoi semplicemente tirare Pokéball a spam. Oh, catturato, che culo. Bene, bene, bene. Prendiamo giustamente punti esperienza per la cattura. Vediamo se qui c'è uno strumento. Nope. Mi sembra che ci sia uno strumento in questa zona, ma non mi ricordo di preciso dove possa essere. Quindi piuttosto do un'occhiata un'altra volta. Proseguiamo. Allora, qui c'è qualcosa qui sopra? Ah, si arriva alla fine del percorso qua, ok, ma io vorrei andare giù sotto a combattere. Quindi prenderò sicuramente un altro Pokémon selvatico e va bene così. Un altro Execute. Ma noi fuggiamo. Ok, nessun altro Pokémon selvatico. Questa è una sfida in doppio. Una sfida in doppio che facciamo combattere a, direi, Bulbasaur e Pidgeotto. Facciamo così. Detto che ho visto che sono due cintura nera, probabilmente avranno Pokémon tipo lotta. Ok, no, non hanno Pokémon tipo lotta. Però Pidgeotto va bene comunque contro Scyther. E tecnicamente Bulbasaur va bene contro l'Ectabuzz, quindi ok. Mandiamo Leech Seed contro l'Ectabuzz e un Wing Attack contro Scyther. Eccolo, eccolo il danno finalmente. Aia. Ok. Ok, ok, poteva andare peggio. Poteva andare molto peggio. Ora, io farei così, guardate. Farei una Seed Bomb su Scyther, uccidendolo, e un volo su Electabuzz, così da non poter essere colpito da un altro suo tuono pugno. E infatti avevano tutti e due colpito Pidgeotto, sapevo io, infami. Andare sempre sul più debole, eh. Nel frattempo, tra l'altro, Bulbasaur si ricarica la vita. E poi direi di colpire Electabuzz con un Double Edge.
volo più Double Edge. No, non penso che lo uccideremo. Anzi, il nostro Pidgeot fa la fine che fa. Double Edge, infatti, non lo ammazza. Però lo fa quasi il parassisseme. A chi facciamo prendere questi punti esperienza? Non a Squirtle che potrebbe morire sul colpo, ma a Pikachu. Perché se Electabuzz ci tira un fulmine su Pikachu, su Squirtle ce lo ammazza. Infatti, guardalo che attacca con fulmine. Perfetto. Olè, possiamo proseguire. Magari qui c'è qualche strumento invisibile? Nope. Forse qui sotto? Nemmeno. Ok. Proseguiamo allora. Altri Pokémon selvatici, vediamo chi ci esce. Un Oddish. Che potrebbe essere interessante da catturare per far evolvere in Gloom, ma lasciamo perdere per ora. Qui abbiamo un altro allenatore, vai. Devi vedere le mie creazioni. Spero non si riferisca a Pokémon. Akihabara? Beh, effettivamente potrebbe riferirsi a Pokémon con questo Porygon. Ok, usa azione. Usiamo un Leech Seed. Ah, gli Assignable però fa male, eh. Ok, curiamoci un po'. Va bene. E direi di usare una super pozione. Dov'è? Qua. Vai, su Bulbasaur. Ecco fatto. Lui ci usa Signal Beam e va bene. Ma noi abbiamo messo il parassisseme, quindi ci curiamo. Fortissimo parassisseme. E a questo punto possiamo finirlo con Seed Bomb. È giusto che anche il Bulbasaur uccida un po' gli nemici. Deve prendere un po' di EV anche lui. Un altro Porygon. A questo punto cambiamo subito e mandiamo Pikachu con doppio calcio. Porygon Download. L'attacco speciale aumenta. Ok, noi però con doppio calcio li facciamo parecchio male. E lui cosa usa? Signal Beam. Aia, Pikachu è andato. Sì, me lo aspettavo. Con l'attacco speciale aumentato. Giustamente Pikachu ci lascia. Facciamo prendere degli altri punti esperienza a Bulbasaur, va? Che ne ha bisogno. Vai. Ok. E a questo punto direi che. Ah, qui abbiamo un allenatore, un pigliamosche. Dai, proviamo a batterlo. Perché lì dietro c'è uno strumento invisibile, se avete visto bene, uno strumento nascosto. Dietro a questo con Caterpie. Scusa? Che senso ha questa cosa? Vabbè, non ho visto chi si voglia mandare, ma un altro Caterpie, ho uno Scyther, ok. Però a livello 10, quindi. Boh. Cioè, non ho capito perché ci sia questo allenatore qui. Va bene. Beh, sei stupido, bro. Non posso farci nulla. Aha! Uno Squamacore. E qui un altro strumento invisibile. Un'iperpozione. Ok, proseguiamo. Non entriamo per adesso in quella casa, ma andiamo a battere quest'altro allenatore. I'm going to take your Pokémon. Ah, infatti è un ladro questo. Che manda in campo Farfetch'd. Ok. Avremmo voluto mandare Pikachu contro Farfetch'd, ma mandiamo Charizard. Risolviamo velocemente questa cosa con Charizard. Se usa pure agilità, non ti salverà dal lanciafiamme la tua agilità. Ok, Voltorb, lasciamo Charizard. Un altro lanciafiamme e risolviamo velocemente questa pratica. Con questo allenatore ladro, infatti. E vediamo di risolvere magari anche questo allenatore. Dovrebbe essere l'ultimo, in teoria, non ne vedo altri. Parasect. Lavoro per Charizard. Oppure Pidgeotto. Se non è morto. È morto Pidgeotto? Sì, è morto. Allora lavoro per Charizard. Vai. Fury Cutter? Davvero? Lanciafiamme. Addio Parasect. Addio fungo, zombie, parassita. E
41 per Charizard. Un Persian. Lasciamo Charizard. Prima volta che vediamo un Persian. E un bel lanciafiamme. Non muore, usiamo lacerazione allora. Ok. Bene, dopo aver battuto tutti gli allenatori di questo cavolo di percorso, aver preso quest'ultimo strumento nascosto, Rare Candy, torniamo velocemente a curarci Pokémon, ultra fast. Ecco fatto, evitiamo tutta l'erba alta che possiamo. Ah, però... meglio far così. Dai! Su due pezzi di erba alta me ne sono beccato uno. Oh, Insector però... da un po' di punti esperienza, vai Charizard. Prendiamoci di questi punti esperienza. Ecco, io mi ero comprato una pietra foglia per far evolvere Execute, ma effettivamente avrei potuto tranquillamente catturarlo qua. E tranquillamente non tanto, se avrei dovuto finire comunque il Butterfree. Però ecco, dai, continuiamo. Andiamo da questa parte, tanto qui appunto non c'è più erba alta. Possiamo perlomeno evitarla tutta. Andiamo a curarci il Pokémon e dirigiamoci verso l'ultima parte di questo video, ovvero quelle due case in cui non siamo entrati di questo percorso, in cui ci aspettano delle sfide particolari. Ecco fatto, probabilmente una di quelle l'avrò messa nella miniatura, quindi sapete già di cosa si tratta. E per quello infatti Bulbasaur in prima posizione va più che bene. Allora, proseguiamo. Andiamo prima di tutto nella casa di destra. Quindi, superiamo questa erba alta, sperando di non trovare altri Pokémon, esatto. E andiamo in questa casetta. Oh, ecco il Team Rocket con Misty e Togepi lì dietro. Siamo noi quelli che... avremo, quelli che otterremo, quel Pokémon raro, si sta riferendo a Togepi. È vero, lo porterò come se fosse mio, come se fosse mio figlio. State zitti e prendetelo, dice Jesse. Ok, in questo caso magari mi sarei aspettato di combattere prima Misty invece del Team Rocket, quindi sarebbe meglio mandare un altro Pokémon. Mandiamo Charizard, che tanto sarebbe inutile contro Misty. Oddio, Charizard inutile non lo è mai. Non avvelenarmelo, grazie. Però con Flamethrower dovrebbe risolverci abbastanza la faccenda. Dai, mi ha paralizzato, infame. Niente, ha iniziato a fare il rompicoglioni sto Arbok. Guarda, sono in continuazione paralizzato, non riesco a far niente. 3 su 3 paralizzato, eh. Vorrei dire solo questo. 3 su 3 paralizzato. Ok. Finalmente. Ci vuole tanto Charizard. Allora, Weezing. A questo punto cambiamo Pokémon e mandiamo Pikachu. Anche se anche Pidgeotto sarebbe stato una buona scelta, Però, una bella Spark su Weezing. Ah, chi di paralisi ferisce. Di paralisi perisce. Ecco fatto, crepa. Lickitung. Lasciamo Pikachu. Doppio calcio. Vediamo quanto danno gli facciamo. Un buon danno. Con due turni lo ammazziamo. Easy. Ah, chi di paralisi ferisce. Di paralisi ferisce. Altro Pokémon che vuole essere paralizzato, Victreebel. Se a questo punto cambiamo Pokémon e mandiamo Pidgeotto. O meglio Pidgeotto. L'abitudine a chiamarlo Pidgeotto. Allora, con Volo, che dovrebbe fargli parecchio danno. E infatti lo ammazza sul colpo. E addio Victreebel. Il Team Rocket esplode, se ne va, e noi possiamo parlare con Misty. Oh, ancora tu. Well, I'm just going to let you have this adorable Pokémon without a fight. Beh, non pensare che ti lascerei prendere questo Pokémon adorabile senza prima una battaglia. Ok, combattiamo quindi per Togepi. Contro Misty, di nuovo. Che manda in campo il suo Goldeen. Tra poco dovremmo essere in grado anche noi di prendere un Goldeen.
E noi abbiamo Bulbasaur, un buon Pokémon per combattere Misty. Dai, di quanto non è morta però. Ecco, mi sono beccato questa incornata totalmente gratuita. Solamente perché Goldeen è rimasto con un HP. Lasciamo appunto Bulbasaur, anche se Staryu potrebbe avere magari degli attacchi di tipo psico, che potrebbero uccidere facilmente Bulbasaur. Nel caso in cui mandi Starmie, ecco Psyduck, lasciamo lui. Anche Psyduck potrebbe avere attacchi di psico, eh. Ok, fortunatamente usano comunque Water Gun. Vabbè, però rimangono sempre con un HP, da che palle. Vabbè, Starmie entra solo per prendersi un Seed Bomb in faccia. E non usa un attacco di tipo psico. Vabbè, questi sono tutti punti esperienza gratuiti per Bulbasaur. Manda in campo di nuovo Psyduck. Che si prenderà. Ah, ecco la Confusion, appunto. Ah! Chi di un PS ferisce? Di un PS perisce. Ed infine Horsea. Cambiamo, dai. Non voglio far morire Bulbasaur. Quindi mandiamo Pikachu. Con una semplice Electro Ball dovrebbe ammazzarlo tranquillamente. Ha pure un colpo critico, vabbè. Overkill. Come osi? Misty. Possiamo prendere Togepi ora? Togepi! Mi sa di no. Sembra che Togepi abbia scelto me come allenatore. Mi spiace, Glacial. Sorry, not sorry. E niente, qua Misty ci ha un po' trollato perché tanto Togepi va comunque con lei e noi ci dobbiamo accontentare. Detto ciò, infatti, qui non possiamo più entrare. Questa casa diventa inspiegabilmente inaccessibile. E dobbiamo proseguire verso l'ultima casa del percorso, questa qui. Salve, signore misterioso in questa casa isolata. Ho trovato quello che stavo cercando. Ecco, tieni questo. Ci dà il Dominion Ticket. È un biglietto che vi porterà a bordo di una nave ad Aranciopoli. Ok, quindi noi ora sappiamo che dobbiamo andare ad Aranciopoli, quindi usiamo il volo di PG8 per tornare immediatamente indietro ad Aranciopoli, che dovrebbe essere questa. Vermilion City, sì, vai. Ecco, le MN. E come volo appunto si possono usare tecnicamente fuori dalla lotta, però non servono per andare avanti nella storia come appunto taglio o altro. Ecco fatto. E nella prossima puntata andremo a prendere la nave che ci porterà. Indovinate un po' dove, provate a scrivere nei commenti dove ci porterà la prossima nave che prenderemo qui all'Aranciopoli. Per questo video è tutto, io vi ricordo di mettere un mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!